tutte le persone che hanno collaborato durante questi giorni meravigliosi di impegno sui territori e sulla città, deve necessariamente fare qualche punto di riflessione. Allora, io vi dico che il primo elemento di riflessione è quello legato al ringraziamento doveroso e sentito nei confronti della città dell'Aquila, un ringraziamento che passa per il grande consenso che noi abbiamo avuto. Noi abbiamo avuto un consenso straordinario perché non era coalizzato. Se voi ricordate i primi giorni di apertura della campagna elettorale, anche nella frase prodromica, quando tutti volevano individuare un'aggregazione e spendevano il maggior numero di sigle, noi eravamo lì invece a concentrarci sul programma e a cercare di capire chi si voleva ritrovare in una proposta di governo della città. Lo abbiamo fatto in maniera puntuale, non ci siamo in qualche modo messi a discutere su chi poteva stare con noi in funzione di una prospettiva singola, e si è visto, e vi dirò come, con qualche battuta, ma abbiamo lavorato a una prospettiva collettiva e la città ci ha premiato. Ci ha premiato perché, guardate, il risultato che c'è stato al di fuori della coalizione, avendo noi di fatto con il passo possibile costruito due liste che saranno inglobate in un'unica sola realtà, con l'appoggio politico degli amici che hanno costruito questo bel contenitore di azione di L'Aquila Viva e Forte con Di Benedetto e con Più Europa, e li vedete qui, sono riusciti a fare un ottimo risultato e ad eleggere un consigliere comunale. Noi ci siamo dedicati ad una proposta, per l'appunto, che potesse avere il veicolo giusto per il governo della città, e siamo stati premiati. Questo ci inorgoglisce, ci mette nelle condizioni di trasmettere un sentimento di riconoscenza, e dico sentimento perché più volte ho detto che la riconoscenza non è un dovere, e vogliamo trasmettere anche attraverso l'analisi del risultato un documento tecnico che daremo alla stampa a chiusura della conferenza, che ha ben evidenziato il lavoro che la coalizione, che io ho avuto l'onore di veicolare, ha portato all'attenzione della città a livello di consensi. Guardate, la nostra coalizione ha avuto un risultato straordinario su tutti i territori, la mia figura è stata veicolata in maniera straordinariamente bella, stando su tutte le realtà territoriali avanti al sistema aggregativo delle liste. Abbiamo veicolato circa 3.000 voti direttamente alla proposta amministrativa che io sintetizzavo, e addirittura quasi 1.400, ma 1.500 voti, che è una realtà incredibile, sull'attenzione alla persona che la coalizione aveva scelto come elemento di rappresentanza. Questo è un documento che io vi consegnerò e che permetterà alla stampa di fare un'analisi non del rapporto con gli altri, perché il rapporto con gli altri l'ha evidenziata la città, cioè io non devo rispondere a comunicati stampa, a uscite che ci sono state durante gli ultimi giorni, perché per noi ha parlato la città attraverso il risultato elettorale, e credo che in politica il dato più oggettivo della valutazione della proposta sia proprio quello, e credo che sia sotto gli occhi di tutti. Vi dico e vi aggiungo, perché voglio lasciare spazio alle domande della stampa e lasciare spazio ad interventi che vi diranno come noi abbiamo intenzione di organizzarci in consiglio comunale, ma per poter meglio comprendere alcuni aspetti io vi voglio riportare anche un altro elemento di studio. L'elemento di studio che noi abbiamo fatto attraverso una matrice che ce l'ha realizzata, lo studio di cui vi parlavo poc'anzi ce l'ha realizzato, l'ho commissionato a Riccardo Perzio, che è un giovane economista. Ci abbiamo anche un altro dato di riferimento importante, che è uno studio che mi ha fatto uno dei nostri candidati, l'ingegner Carlo Del Vecchio, che ha lavorato su una matrice che ha riportato nell'ambito di tutti i partiti che hanno concorso per il governo cittadino un dato molto molto interessante, cioè noi siamo stati gli unici che sono stati in grado di trasmettere una proposta collettiva, e cioè non c'è stato l'obiettivo di raggiungere chi dovesse andare a fare il consigliere comunale, anche se poi sono stati eletti
e li conoscete tutti e sono presenti qui. La nostra coalizione ha eletto 5 consiglieri comunali, 1 di Azione, 2 del Passo Possibile, 1 di L'Aquila e Frazioni e il candidato alla carica di sindaco. Ma l'elemento bello, ed è quello che mi fa riflettere a me sulla proposta che poi vi verrò a dire, è che noi abbiamo dimostrato il senso di unità, la volontà di proporci per il governo della città attraverso un quadro ben definito operativo, che sarà il nostro quadro, la nostra proposta di governo, che verrà a supporto dell'opposizione che noi andremo a fare in consiglio comunale, un'opposizione, diciamo così, federata e coordinata, un'opposizione che si apre anche alle altre esigenze aspettando che cosa vorranno fare gli altri, che sarà molto rigida sul controllo, sulla qualità degli atti, sul controllo delle attività delle partecipate, molto ben attiva sulle proposte che noi già abbiamo pronte e veicoleremo con i gruppi consiliari che avremo all'interno dell'assise civica, e anche una grande disponibilità all'unità sui temi strategici che la nostra città ha, che tutti insieme abbiamo approfondito in campagna elettorale e per i quali temi e per il bene della città noi dobbiamo essere tutti uniti. Vi dicevo che la matrice del Passo Possibile a tutto tondo ha permesso di individuare un lavoro di squadra e lo fa insieme al gruppo di Azione, che ci dà anche quella connotazione di riferimento nazionale che non è di secondaria importanza, anche perché noi resteremo nell'ambito della proposta civica, abbiamo i nostri interlocutori e per questa motivazione e per il risultato importante che noi abbiamo avuto, noi dobbiamo lavorare su due binari, il binario amministrativo e il binario politico. C'è l'esigenza di rilanciare una proposta unitaria, noi dobbiamo, ed io nello specifico, fare un passo di lato, perché all'interno del Consiglio Comunale io ritengo che la proposta di unità debba trovare il giusto filtro fra i cittadini e chi siede in Consiglio Comunale, e avendo fatto noi un'esperienza importante, il mio passo di lato permetterà, attraverso un momento di sintesi delle due liste, perché noi faremo un solo gruppo in Consiglio Comunale, non ci sarà il gruppo di L'Aquila e Frazioni e Passo Possibile, perché in fin dei conti le due realtà sono state oggetto di un dibattito dentro al Passo Possibile. Diamo la dimensione dell'unità, il mio passo di lato permetterà l'ingresso, e poi il presidente del Passo Possibile dirà l'organizzazione politica in Consiglio Comunale, di Elia Serpetti, che è un caposaldo dell'attività all'interno delle frazioni. Copriremo tutte le frazioni che andremo a riascoltare, a sentire, a veicolare, faremo un lavoro con il comitato di segreteria politica che io già ho come consigliere regionale, con Fabrizio Ciccarelli, che ha dato un grande contributo di solidarietà e di presenza, con i consiglieri eletti, che non sono altro che il risultato delle persone che si sono spese e si sono candidate, perché non guardate la punta di chi è arrivato, per arrivare non sono sufficienti 300, 400, sono un veicolo importante, ma sono indispensabili tutti gli altri 30 candidati che hanno spinto una possibilità che all'inizio sembrava una possibilità irrealizzabile. Allora noi avvertiamo l'impegno che dobbiamo dedicare e l'attenzione che dobbiamo dedicare alla città, perché ci ha caricato di responsabilità questo grande risultato. E guardate, se voi fate la percentuale del voto ai sindaci, il voto alla lista è andato a 36.000, il voto al sindaco, siccome c'è il voto anche in testa, è andato a 38.000, cioè noi con la nostra coalizione abbiamo preso il 24% del voto al sindaco. Significa che se tu vai al netto della coalizione, la proposta più credibile per la nostra città è stata la nostra, e credo che questo sia indubbio da un punto di vista analitico. Per quanto riguarda la posizione che noi quindi andremo a assumere, sarà una posizione di grande responsabilità amministrativa. Io farò il filtro fra la città e il Consiglio Comunale, fra la regione e le esigenze della nostra realtà civica. Lo farò con grande determinazione, impegno e a tempo pieno, perché la città questo mi ha chiesto, però dovrò necessariamente prestare attenzione anche alle future piattaforme politiche, che devono vedere la città capoluogo di regione in prima fila e degnamente rappresentata. Ecco, il mio passo di lato serve proprio per rilanciare una proposta politica, perché guardate, la regione Abruzzo fra 2 anni andrà al voto, a livello nazionale si andrà al voto fra 1 anno. Noi siamo stati individuati come coloro i quali devono
prestare attenzione a una proposta politica che possa mettere al centro del dibattito politico regionale e nazionale, perché no, la città dell'Aquila, da troppo tempo scivolata in questioni di aggiustamento sulle prospettive personali. Io posso fare tutto, ma fra il tutto che posso fare posso anche non fare niente, perché l'impegno mio e la mia più grande soddisfazione è quella di rimettermi in discussione, di avere l'orgoglio di aver ricevuto tutto questo consenso, ma di avvertire anche la responsabilità che questo consenso, insieme a tutte le persone che hanno dato a noi la possibilità di portarlo a casa e di essere individuati come proposta qualitativamente credibile, non può permettersi chi lo ha vinto la possibilità, per l'appunto, di non rappresentarlo e rappresentarlo nella maniera più adeguata. Io adesso lascio la parola a Fabrizio Ciccarelli, poi a Enrico Verini e poi alla stampa per le domande che vorrà farci. Torno a ringraziarvi perché vedo una grande partecipazione e questo mi fa veramente onore, e ci fa onore, perché la mattina alle 11, un giorno lavorativo, riempire come in campagna elettorale il cortile significa che la presenza, la volontà, la vicinanza che c'è stata nei nostri confronti non è stata contingente. C'è qualcosa di strutturato, è qualcosa che noi non possiamo lasciare al caso, ma dobbiamo veicolare, e lo dobbiamo veicolare nel miglior modo possibile. Grazie.